Siamo nel quartiere di Micioccoli, in provincia di Rieti sempre. Andiamo verso l'ingresso dell'appartamento. Questo è il palazzo. Eccolo qui. Questo qui è il palazzo. Andiamo verso l'interno. Cioè, questo qui è un cancello pedonale. Questi sono tutti posti condominiali, c'è questo grande piazzale all'interno del condominio. Siamo all'interno del palazzo. L'appartamento, ripeto, è al quarto piano, ma c'è anche l'ascensore. Eccolo qui, vedete? Facciamo varie rampe di scale per arrivare all'appartamento. Arrivati sull'ingresso dell'appartamento, entriamo dentro, soggiorno, l'appartamento è in ottime condizioni, come potete vedere. Di qua abbiamo la cucina abitabile con camino. Eccola qui. Guardate com'è particolare il camino. Poi, passando per una porta finestra, arriviamo su questo splendido balcone che ha un bellissimo panorama. Quindi, vedete, qui c'è un parco giochi. Eccolo qui. Dall'affaccio sullo spazio esterno del palazzo. Eccolo qui. Rientrando all'interno dell'appartamento, ripassiamo nella cucina. Entriamo all'interno del disimpegno, dove la prima porta a destra, ecco qui, è il bagno con vasca. Fronte abbiamo un'altra cameretta o studio, la possiamo adibire come vogliamo. Qui entriamo nella seconda cameretta. Sono molto ampi, come potete vedere. Nella camera matrimoniale il secondo bagno, un bagno di servizio, sempre con la finestra, e qui abbiamo anche la lavatrice, ci sono gli allacci per la lavatrice. Ok, ve lo faccio un attimo rivedere, cameretta, questa finestra ha sempre l'affaccio sul cortile, sui giardini condominiali e sui parcheggi di fronte al palazzo. Guardate che bel panorama. Ecco andiamo sul secondo balcone, che è sul soggiorno. Usciamo fuori. Abbiamo questo ampio balcone
più grande dell'altro. E da qui possiamo ammirare il Monte del Minillo, eccolo qui, lo vediamo. Qua c'è Villa Battistini su quel monte. Questo è il restante del panorama dell'appartamento. Dall'ingresso principale del palazzo, scendendo queste due rampe di scale, si arriva alle due cantine. Abbiamo la prima cantina, eccola qui sulla sinistra. Guardate quanto è grande. Sono circa 12 metri quadrati di cantina. Poi c'è anche l'altra. Eccola qui. Sono circa 5 metri quadrati di cantina. Poi perfetto, andiamo a vedere il garage. Dal portone principale, la prima saracinesca che ci troviamo, eccola qui, sulla nostra sinistra, è il garage. Molto comodo. Poi all'esterno abbiamo tutti questi spazi condominiali. Come potete vedere c'è un ampio parcheggio. Ve lo faccio vedere tutto quanto. Sono più condomini. Questa è una seconda scala. Questa qui è la terza scala del palazzo e qui abbiamo gli altri ingressi sia carrabile che pedonale del palazzo. Qui abbiamo tutti quanti i giardini condominiali. Eccolo qui, tutto quanto il giardino che gira intorno allo stabile. Guardate quanto è grande.